Benvenuti e ben arrivati a questa edizione straordinaria del Gazzettino della Piana. Buonasera e benvenuti. Buonasera allora. A tutti da Rossella Pelocorto e il mio collega Luciano Gori, detto anche Luciano Gori. A Quarraca dice il 23 luglio ci sarà la Notte Bianca, io ci vo'. Sì, si svolgerà il 23 luglio a Quarraca la Notte Bianca, ma andiamo adesso a vedere il collegamento esterno, a voi la linea studio. Infatti anche Anno dice, gli arrivano da tutte le parti le gente, da Arezzo, da Prato, a Firenze. C'è un problema con la regia? Come nel 2017 la Notte Bianca anche quest'anno ritornerà a Quarraca. Una festa all'insegna del divertimento. Come potete vedere in queste immagini di anno scorso, i ragazzi si sono veramente divertiti tutta la notte a ballare. Al mattino seguente sono andati tutti al bar a fare colazione con le paste. Pistoiese disperso in carvana, dice l'uomo gli era andato a cercare funghi, ma non gli è riportato. I testimoni oculari avrebbero visto appunto il pistoiese in compagnia di Pacciani a travaglio. Il fame chimica non si arrende, lavorerà per 24 ore non stop tutta la notte della festa della Notte Bianca, a Quarraca naturalmente. Ma andiamo adesso a vedere il servizio. È ufficiale ai fame chimica, cendo le paste fresche, buaioli. Siamo qui a Quarraca, nel posto dove è successo il fattaccio, direttamente ai fame chimica davanti a questi delinquenti Andrea e Chiara, che stanotte andranno a diritto a lavorare per voi, guaioli, per la Notte Bianca e non solo. Oso, qui è stato inventato il primo wurstel cotto per ritto, la svizzerina, la quarratina e il famoso lampredotto scappato. A Quarraca solo ai fame chimica. Andiamo a intervistare questi giovani imprenditori. Ma lei, Chiara, che intenzioni avete stanotte? Che orari farete? Ci ha detto il titolare di sta aperto fino a domattina alle 4. Fino a domattina alle 4, pensate, loro saranno qui, sudati marci, a lavorare per voi. Che aspettative ha? C'è da fare, ragazzi, c'è da fare. Che panino potrebbe consigliare a suoi buaioli che vengono a mangiare qui stasera? Che cosa gli consiglia da mangiare qui? I marema maiala, te lo dico io. Io ne perdivo, ma la carnera ci sarà buona. No, per la Notte Bianca mi fa... E si fa banda, mi si aspetta. E sempre al fame la novità di Instagram. E infatti chi pubblicherà una foto su Instagram con l'hashtag si va in fame riceverà un braccialettino. Da portare in spiaggia e anche in montagna. E adesso andiamo a parlare di un caso più serio. L'uomo formicola. L'uomo formicola sta terrorizzando la piana. Vedete in queste immagini questo uomo formicola avvistato più volte a Olmi di Quarraca e non solo. Dice anche a Agliana e persino ai Bottegone. E con questo è tutto. Ci vediamo al prossimo appuntamento, buaioli. E per chi non lo sapesse mi potete trovare su Instagram e Facebook a @90.